Vediamo un po'. Adesso devo innaffiare il giardino, devo pulire le stanze, rammendare tutti i vestiti e le calze della mia matrigna e delle mie sorellastre, poi devo preparare la cena, lavare i piatti, stirare la biancheria e quindi lucidare tutta l'argenteria. Oh. Stare a pensarci è inutile, è soltanto una perdita di tempo. Mi conviene mettermi subito al lavoro. Mi spiace di avervi fatto aspettare tanto, piante del giardino. Adesso vengo subito ad innaffiarvi. Cenerentola. Cenerentola significa coperta dalla cenere. E come vi sarà facile immaginare, non è il vero nome della fanciulla. La sua perfida matrigna e le sorellastre hanno deciso di chiamarla così perché pulisce sempre il camino. I problemi di Cenerentola sono cominciati dopo la morte della sua vera mamma, quando suo padre decise di risposarsi con la sua attuale matrigna, che aveva già due figlie, ora sue sorellastre. E adesso che purtroppo anche suo padre è morto, la matrigna la tratta molto male. Non le dà cibo a sufficienza, la fa vestire con dei vecchi stracci e, quel che è peggio, la fa sgobbare come una schiava. Che carina questa lucertola! Ma nonostante tutto, Cenerentola ha mantenuto il suo animo gentile e accetta ogni cosa con un sorriso. Cenerentola, si può sapere perché perdi il tuo tempo invece di lavorare? Ma mamma... Io stavo lavorando, non stavo perdendo tempo. Non voglio sentire scuse. Insomma, sei diventata sorda? Le mie adorate figliole ti stanno chiamando a gran voce da più di un'ora e tu invece di rispondere stai qui a perdere tempo. Ma veramente io non so. Ti ho detto che non voglio sentire scuse. Ritorna immediatamente in casa. Vado. E adesso non potrai più andare da nessuna parte. Hai finito di scorrazzare per la mia camera a tuo piacimento, brutto topaccio! Cenerentola! Insomma, che cosa aspetti? Qui c'è un orribile topo! Ti spiaccico contro il muro, poi ti butto in pentola e ti trasformo in mangime per il gatto! Togliti di mezzo, hai capito? Ti prego, sorellina, non fare così. Risparmia la sua vita. Quel poverino è uscito dalla tana in cerca di cibo per i suoi topolini. Non piagnucolare. Se non mi lasci colpire quella bestiaccia, dirò a mia madre di tenerti a digiuno per una settimana, hai capito? E anche di farti pulire tutte le finestre della casa. Ma... Ora basta, l'hai voluto tu dire... Mia madre ti sistemerà lei. Mamma, vieni a vedere cosa ha fatto Cenerentola. Una carrozza. Qualcuno sta venendo a farci visita. Sì, sto arrivando. I miei omaggi. Sono venuto a portarvi un'ambasciata del re. Un'ambasciata del re? Del nostro sovrano? Scusate se vi ho fatto aspettare, signore, prego. No!
Questa sera a palazzo il re darà un grande ballo durante il quale il principe suo figlio sceglierà la futura sposa fra le fanciulle del reame. Evviva! Un grande ballo. E quindi, signore, sua maestà mi ha incaricato di invitarvi al ballo di questa sera. Gioia, siamo stati invitati a palazzo! E adesso vogliate scusarmi, ma devo portare l'invito del re a tutte le fanciulle del reame. Non mancheremo, signore, l'accompagno alla porta e grazie infinite per essere venuto da noi. Sarà bellissima. Ah, che bello! È meglio che vada subito a cercare un vestito adatto all'occasione. Dovremmo essere molto eleganti. Sì! Cenerentola, si può sapere cosa fai lì impalata? Voglio essere bellissima per il ballo di questa sera. Vieni subito ad aiutarci. Come pensavo, io non sono stata invitata al ballo del principe. Comunque non avrei nemmeno un abito elegante da indossare. Qualche cosa. Ma sicuro ci vorrebbe qualche fiocco. Ehi, Cenerentola, devi cucire 3 bei fiocchi sulla scollatura del mio vestito e voglio che tu faccia presto, siamo intese? Certo. La mia pettinatura deve essere perfetta. Certo. Cenerentola, devi andare a cercare la mia collana di perle perché non riesco più a trovarla. Certo, ci vado subito. Già che ci sei, portami la mia collana di smeraldi, voglio mettere quella. Certo, va bene. Ah, ricorda, Cenerentola, voglio che le mie scarpe siano lucide come specchi. Sì, certo. Dimmi una cosa, ti piacerebbe venire al ballo insieme a noi due, non è così? No, ve lo assicuro, sorelle. Decisamente un palazzo reale è il luogo meno adatto per una ragazza come me. Il mio posto è qui. Sì, hai proprio ragione. Se Cenerentola, la squadra ricoperta di cenere, andasse al ballo, tutti quanti morirebbero dal ridere. Sì, ma chi le immagina? Le mie sorelle sono andate al ballo e io devo restare qui. Perché vorresti andare al ballo insieme alle tue sorelle? È questo che volevi dire, non è vero? Ma chi sei tu? Io sono una fatta buona. Se tu mi prometti che continuerai sempre ad essere buona e gentile, farò in modo di farti andare al ballo del principe. Che cosa? Già, corri subito in giardino e cogli la zucca più grossa che trovi. Questa zucca può andar bene? Sì, la forma e le dimensioni sono perfette. Abracadabra! Oh, che bella! Che ne dici, ti piace? Oh, sì, è splendida! Ma non servirà a niente se non troveremo i cavalli, Fatina. Non ti preoccupare per questo, cara. Ci daranno una mano i tuoi amici. Ma come i miei amici? Non capisco. Presto, venite fuori, c'è bisogno di voi. Oh, salve, Topolini! Ciao, Lucertola! Trasformerò anche voi, Calagadù, in Cicabù.
Nagadura, Mungicabula, Bibi, Bobbidi, Bubi. Molto bene, adesso mi sembra tutto pronto per andare al gran ballo. Già, è vero. Fatina, però, io posso andare con questi vestiti brutti e sporchi? Oh, che sbadata. Scusami, mi ero dimenticata la cosa più importante. Abracadabra. Oh. Che abbia mai visto. E non è tutto. Ci sono anche queste, mettile. Delle scarpette di cristallo, che belle. Mi sembra che sia tutto un sogno. Questo sogno sarà realtà solo fino a mezzanotte. Devi fare molta attenzione, Cenerentola. Quando l'orologio del campanile batterà l'ultimo rintocco di mezzanotte, l'incantesimo finirà e tutto tornerà come prima. Ricorda, dovrai lasciare il ballo prima di allora. Sì, ho capito tutto. Ritornerò prima che l'orologio batta la mezzanotte. Tutte le fanciulle del reame sono venute al ballo, ma purtroppo non mi sento attratto da nessuna di loro. Com'è affascinante il principe! È vero, darei qualunque cosa perché venisse a chiedermi di ballare con lui. Ma che cosa dici? Ballerò io con il principe, è chiaro? Chiudi il becco, ballerò io con lui. Questo lo dici tu, cara! Ed è vero! Ma neanche per sogno! Scusate, Altezza, è appena arrivata una fanciulla bellissima, ma sembra che nessuno qui a palazzo l'abbia vista prima d'ora. Ah, sì? Credo proprio di non aver mai visto una fanciulla così bella e affascinante. Io intendevo dire che non ho mai visto una fanciulla così bella dopo di te, mia regina. Scusate, mi fareste l'onore di ballare con me? Sì, con piacere. L'orologio del campanile sta battendo la mezzanotte. Ora devo scappare. No, vi prego, aspettate. Quando l'orologio del campanile batterà l'ultimo rintocco della mezzanotte, l'incantesimo finirà e tutto tornerà come prima. Ricorda, dovrai lasciare il ballo prima di allora.
scappate! Fermatevi! Lasciate che vi accompagni! Presto, Cenerentola, sali! È tardi! Ah! Buona giornata. Oggi non sono venuto per ordine di Sua Maestà il Re, ma per ordine del principe suo figlio. Del principe? Oh. Bene, finalmente è arrivato il nostro turno. Il turno per cosa? Sentitela, non mi dire che non lo sa. In tutto il paese non si fa che parlare di questo. Ma lei non può saperlo. Non ti ricordi, sorella, che la poverina non è venuta al ballo insieme a noi? Oh, glielo spiego io. Il principe sposerà la fanciulla che riuscirà a infilare il proprio piede in questa scarpetta di cristallo. Oh. Mi raccomando a voi, ragazze, dovete calzarla a tutti i costi. Sta tranquilla, la provo prima io. Ehi, no, carina, la proverò prima io. No, l'ho detto prima io. No, calmatevi, per favore, non fa nessuna differenza. No, non le va bene. Non mi va! Ehi, voi due, se la scarpa non vi va, tagliatevi il piede e fatevela andare bene! Ma no, vi prego, che cosa state dicendo? Un altro bel fallimento. Vi prego, fatela provare anche a me. Ma Cenerentola! Ma che cosa dici? Ti ha dato di volta il cervello? Sei impazzita per caso? Come può andarti bene se non eri neanche al ballo? Vi prego, provatela pure. In fondo anche lei ha lo stesso diritto delle altre. E poi comunque il principe mi ha ordinato di far provare questa scarpetta a tutte le fanciulle del reame. Oh! Ma questo è assurdo! Non è possibile! Oh! Abracadabra! Ma allora eri tu là! Evviva! Finalmente ho ritrovato la fanciulla misteriosa! Ho trovato la sposa del principe! Congratulazioni, cara. Vorrei tanto che tu mi perdonassi per averti trattata male. Hai voluto che vivessimo a palazzo insieme a te dopo tutto quello che ti abbiamo fatto passare. Tu sei troppo buona con noi. Mi dispiace per tutti i dispetti che ti ho fatto. Ti prego, perdonami. Oh, certo che vi perdono. Non dimenticate che siete la mia famiglia. Voglio che veniate a vivere a palazzo, così potrete restare per sempre con me. Thank you.